Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Questo sarà un video un pochino diverso, una cosa che non ho mai, quasi mai portato sul canale. Oggi facciamo un bel cheat day, che so che alcuni di voi me l'hanno richiesto su Instagram. E quindi eccoci con questo video. Come sapete io seguo la dieta flessibile, non mi limito e non restringo i cibi, ma seguo quattro parametri che sono le calorie e i macronutrienti, che sono le proteine, i carboidrati e i grassi. Faccio rientrare tutti i cibi che voglio, quando ne ho voglia, all'interno di questi macronutrienti, quindi non ho mai veramente tempo di fare un cheat day. E in effetti negli ultimi 35-40 giorni sono stato a dieta in definizione e ho sgarrato veramente pochissime volte. Ho iniziato a 2004 e piano piano sto abbassando, quindi non ho mai veramente fatto un cheat day. Ne sento il bisogno adesso perché mi sento abbastanza vuoto, abbastanza spompato, abbastanza stanco durante gli allenamenti, e quindi mi sono detto: sai cosa, faccio un cheat day in cui mangio tutto quello che voglio, quindi non ho un target calorico, penso solamente a mangiare quello che voglio e quello che mi sento di mangiare. Quindi spero vi piaccia questo video, mi raccomando lasciateci un like se è così e noi ci vediamo nel prossimo primo pasto. Ragazzi, c'è un sole che spacca le pietre qua a Londra, ma questo non mi distoglie dal mio obiettivo. C'ho una voglia matta di donuts. Allora, ci sta il primo posto, vieni qua. Non so com'è la scelta, se no andiamo a vedere il Krispy Kreme, anzi l'altro donut shop dall'altra parte. I'm gonna go for sure for the Boston cream. Try the chrome Kella one. Yeah. Let's go with the creme brulee. Non vedo l'ora, ragazzi. Ho l'acquolina in bocca. Siamo presi qua le nostre tre donuts. Non mi ricordo il nome, so solo che questa era Boston cream, che dovrebbe essere della crema dentro. Questo è creme brulee, della vaniglia dentro. E questo invece è a metà tra una donut e un croissant. Io inizio la Boston Cream, che l'ho vista sempre sul canale di Stephanie. Non so se riuscite a vedere, è praticamente il cioccolato sopra, tutta questa crema pazzesca dentro. Allora, buonissimo. La consistenza è tipo, non è proprio donut, quindi non è calda, è quasi brioche. Facciamo la seconda. Questo dovrebbe essere creme brulee, quindi con salted caramel, caramello salato sopra, e dentro ci dovrebbe essere una crema tipo di vaniglia. Sono indurito, tipo grassa al caramello. Sono esatto buono. Il caramello che è tipo grassa dura. Proviamo l'ultimo. Crona tarantella. Esteticamente la più bella. Meno tipo brioche, più tipo croissant. C'è anche un po' di cremina dentro, che però non è a Nutella, è solo tipo crema strana. Questo devo dire, raga, come mi aspettavo, meno buono. Se dovessi scegliere, metterei queste due nelle prime posizioni. Forse così: uno, questa qua. Due, questa qua. Tre, questa qua. Comunque questo è il pasto pre-workout, mi riempie un bel po', vediamo come va l'allenamento, speriamo bene. Ok, finalizziamo il tutto, metto calorie e macronutrienti stimati, penso li troverò sul sito dopo, qua sullo schermo in questo momento, e io sono bello pieno, non sto scherzando, le ho mangiate tutte tranne questo pezzo qua, perché boh, non è che ci ho voglia, già mi sento pieno, mi devo pure allenare, non voglio essere troppo stanco. Sono contento. Qua c'è, sulla scatola c'è scritto: are we the best donuts? Non so se leggete, in the world. Non penso. Cioè, buone, ma mi aspettavo di meglio. Ragazzi, solo per tenervi aggiornati, mi sto mangiando anche una mela perché ho bisogno di un po' di salute. In realtà se ho messo a menare tutti di là, sangue un po' sul naso, dappertutto, mi è venuto un po' il ribrezzo dopo aver mangiato tutte quelle donuts. Quindi mela, mi serve una mela prima di andare all'allenamento. Un po' di freschezza. Buono. Ragazzi, siamo qua in palestra, pronti per fare un bellissimo pull workout, bicipiti e schiena. Chiaramente io sono vestito come sempre tutto my protein, dalla maglietta alla canotta, ai pantaloni che non vedete bene, magari qua li vedete meglio. Eccoci qua, come sempre codice muscoli a vita e link sotto per supportare me e per avere 40% di sconto per voi. Iniziamo. Yeah. Yo, you wanna meet me in the lounge? Yeah. Yo, you wanna meet me in the club? Yeah.
ragazzi, abbiamo appena finito la palestra, io devo dire mi è ripartita la fame e quindi pensiamo di andare a fare un bel pasto consistente che mi riempie tanto. Burger? Mi sa che è burger e palladino. Allora ragazzi, siamo qua da Five Guys e arrivo non so quanto tempo che potevo mangiarmi un hamburger. Vedete come ve lo danno, ci buttavano dentro un botto di palladine. Io ho chiesto persino quelle piccole. Allora ci siamo, abbiamo la nostra Diet Coke, ci siamo già preso il ketchup in cui ci intingo le patatine. Pensate che sia solo queste le patatine? No, questa è tutta la busta di patatine, ragazzi. Poi vi chiedete appunto se mangiate fuori, cioè perché la gente è obesa, cioè sapete perché dove sono qua, non lo so manco io, lo metto sullo schermo. Però qua abbiamo il paninozzo che è la parte buona. Ci ho messo il panino, il formaggio, il bacon che sta sotto, ci ho messo salsa barbecue, pomodori e lattuga. L'ultima volta che ho mangiato da Five Guys, stavo a Manchester, quando ho provato 10.000 calorie challenge. Ci stavate alcuni di voi? Se ci stavate mettetelo nei commenti, diamoci un morso. Il formaggio è una bomba, il burger è doppio, non so se lo riesci a vedere. Il burger è tipo doppio e sotto c'è il barbecue e il bacon. Andiamo anche la linea. Lo so, il formaggio prima. E una cosa di Five Guys, vediamo che piace. Cosa di Five Guys è che ti fanno tutto al momento, quindi tutti arrivi esattamente tutti gli altri qua, io credo che li cucinano sulla piastra al momento. Cheers mate. Vorrei solo dire una cosa, che Tele, che sta dietro la telecamera, sta ancora a digiuno da stamattina, mi scordo un sacco perché sono tipo le 4:30. Facciamolo vedere. Allora, a parte quei pantaloni bianchi è sconsigliato mangiare, che facciamo il danno, però piccole patatine qua le ho versate, stiamo più o meno a metà dell'hamburger. Abbiamo tutte queste altre patatine che, raga, pesano tipo mezzo chilo e abbiamo riempito, queste sono tutte le patatine ragazzi, l'hamburger quasi è andato. Fate vedere che mangiare. Tantissimo tempo che non mangio fritto perché non mi piace, mi appesantisce e non mi piace. Però per oggi, per questo cheat day, io faccio questo e altro ragazzi. Se vi piace vedere che faccio anche queste cose nella dieta, più variazione, più cheat, magari in posti diversi, dato che sapete che io vado a Barcellona, a Londra, così, mettete un like a questo video. Se arriva a 1500 like, ne farò un altro ancora meglio. Un'ultima cosa e poi passiamo alla prossima scena, che sto già parlando troppo. Sto ripetendo a Tele da tipo 2-3 volte che in realtà, stando a dieta, impari a, non voglio qua distruggere i cibi, solo per dire, stanno a dieta, impari a rendere anche i cibi più voluminosi, insalate, verdure, queste cose qua, le impari a rendere più buone e più soddisfacenti, che poi quando ti mangi questi, i primi due morsi, dato che era un gusto, una novità, diciamo, era buonissimo, ma poi piano piano vai a mangiare e mi sono venuto a giudici, ma veramente è più soddisfacente un'insalata fatta bene, oppure delle verdure in padella con la carne, con le spezie buone? Non lo so, non lo so. Era solo qualcosa che c'avevo in testa e mi andavo in giro. Soddisfatto. Non mancato. Ragazzi, mi andava solamente di dirvi che questo è cheat day e io so crave cibo sano. Comunque dopo quel burger veramente ho solo voglia di una macedonia di frutta, voglio stare al mare, tipo mangiarmi il melone. Forse è stato tutto il sale dell'hamburger ieri, però mi ha detto che sta facendo un cheat day schifoso. Io spero che intanto vi stia piacendo. Mi sa che dobbiamo step it up, quindi ci vediamo nel prossimo pasto. Allora, poi quello massimo, le mogli, 630 grammi. Questo guilt free frozen yogurt, che ci sono 100 calorie per 100 grammi di yogurt, non so quanto yogurt ha messo sinceramente, ma sembrano 200 grammi, quindi 200 calorie. Ci ho messo un po' di fragola e ci ho messo degli Oreo e del cookie dough qua sotto, questo è quello che trovate nel Ben & Jerry cookie dough. Questa roba, prendi un po' di tutto, no? E fai un mega boccone. Diciamo che è frozen yogurt, cioè gli facevo pagare la salsa in più,
a questo punto mettimi la salsa e lo mangio. Questo va. Ragazzi, io provo, lui magari perché oggi ti ha mangiato il mondo, quindi non apprezza le piccole cose. Ma è davvero buono. No, davvero buono. Ragazzi, se non fossi già pieno, siamo entrati in uno store con tutti i prodotti americani. Mamma mia, mi prenderei di tutto. Purtroppo però mi sono appena mangiato lo yogurt, sono pienissimo, cioè penso a mangiare questo scoppio. Però guardate tutti i cookies che vi facevo vedere, anche tipo a Los Angeles quando stavamo lì quest'estate, tutti i complete cookie Lenny and Larry's, ci hanno di tutto veramente, tutte le monster fighe. Ma questa sezione è greve. La magia di non tornare a casa, che mi sono preso non una ma due pizze. Ragazzi, sto qua con le mie due pizze, mentre prima letteralmente stavo scoppiando. Mi sa che il Five Guys, tutte quelle patatine, proprio non ero abituato a tutto quell'olio, ma adesso invece mi è tornata la fame. Non vedo l'ora di sfondarmi con queste due pizze. E poi se, vedremo se ho ancora fame, faccio qualcos'altro. Mi sono ripreso. Voilà, eccoci con la pizza. Allora, la prima è la focaccia. Non parliamo di quello che è successo, veramente, ragazzi. Cioè, vi pare che in una pizzeria italiana provano a fregarmi a me, che sono italiano? Praticamente, vabbè, non sto qua a raccontarvi la lunga, ma costa 2 euro in più il garlic bread invece della focaccia, e mi provano a fregare e vendere il garlic bread. Io lo dico, no, raga, e voglio la focaccia, cazzo, la focaccia. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo perdere. Questa è la focaccia. Questa è la grandezza che almeno come la mia mano. E di qua invece, voilà, non male, ragazzi, almeno questo. Guardate che pizza. È bella fina, quindi è più tipo alla romana invece che napoletana. Iniziamo a mangiare, ne prendiamo una. Allora, voglio provare la focaccia, voglio veramente tanto la focaccia, semplicemente un po' di carboidrati. Non stiamo in Italia, però è una focaccia. Io amo il pane, se mi seguite un po' lo sapete, amo il pane, pizza, tutte queste cose sono carboidrati bianchi, buonissimo. Questa è un po' più moscia, devo dire. È la mozzarella. So che alcuni di voi che stanno guardando fanno le pizze, lavorano in pizzeria, penso che sia più buona la vostra, vi dovreste invitare, vengo a fare delle recensioni, comunque è buona. Sto felice, guardate, non so se si vede. Buona novità. Quel sapore. Mi sa che questo sarà quasi tutto per la giornata. Una faccia sempre esplosa. Allora, raga, è la mattina seguente. Devo dire che non mi sento né bene né male. Diciamo che penso che per quello che ho mangiato, metto in questo momento calorie e macronutrienti sullo schermo, è più o meno 2 volte e mezzo quello che mangerei, quindi sono 2 giornate e mezzo di quello che mangerei normalmente a dieta, quindi in realtà mi sento più pieno muscolarmente, mi sento anche più in forma. Di solito mi svegliavo abbastanza low energy, senza energie, chiaramente dovuta alle basse calorie. Adesso mi sento abbastanza bene, letteralmente mi sono appena alzato dal letto, allo stesso tempo mi sento un pochino pieno, come se avessi comunque mangiato troppo rispetto a quello che dovrei mangiare, che infatti è così. Io voglio finire qua questo video, lo volevo fare semplicemente per motivi di entertainment, quindi vi volevo far divertire un attimo. Sapete che io sono abbastanza scientifico, abbastanza ingegnere, sono sempre strutturato la dieta, faccio pochissimi cheat day, volevo farvi vedere che in realtà li posso fare anche io, un po' per divertimento. Vi volevo anche far vedere che dopo un cheat day si torna in forma abbastanza rapidamente, non faccio niente di greve, non è che elimino carboidrati o niente, oggi mangio normale, torno sul piano e vedrete che nei prossimi giorni scenderà e tornerò tutto normale. Purtroppo non ho una bilancia, non mi sono misurato, non mi sono fatto vedere con le foto, non ho fatto in modo scientifico perché purtroppo sto da Ele, non abbiamo una bilancia e la situazione non è il massimo. Ma se voi volete vedere che faccio tutto un video scientifico in cui spiego esattamente, faccio vedere il mio peso come cambia, le mie misurazioni, il mio physique, e vi parlo anche della scienza dietro i cheat day e del refeed day, mi raccomando, lasciate un like a questo video. Se arriva a 1500 like farò su un altro cheat day.
spiegandovi tutta la scienza dietro e perché in realtà potreste non mettere così tanto grasso di quanto sembrerebbe, di quanto possiate pensare. Detto questo, vi voglio ringraziare a tutti per la visualizzazione, iscrivetevi se siete nuovi, lasciatemi un like e niente, vi ringrazio, ci vediamo nel prossimo video, ciao!